MVR su All Music Italia, dimmi tu se ho pronunciato bene il nome. È giustissimo. Allora, ti chiamerò Virginia perché è un po' più semplice, sì. Ma parlaci un po' di questo nome d'arte, cosa racconta? Allora, in realtà è semplicemente il mio codice fiscale, perché mi chiamo Maria Virginia, quindi il codice fiscale mi sembrava abbastanza riassuntivo e poi faceva ridere, era una cosa divertente, quindi ho detto, ah, tutti saranno lì a chiedersi, ma magari significa qualcosa? No, codice fiscale. E siamo qui per parlare del tuo nuovo singolo, 10, 8, 18, ottavo, 10 agosto. 10 agosto, sì. Ok. Una canzone con tanta rabbia, tu l'hai definita una rabbia perpetua e silenziosa, però la rabbia, come qualsiasi altro sentimento, può essere trasformata? Assolutamente sì, è quello che ho cercato di fare con questa canzone, perché era una rabbia che mi portavo e mi porto appresso da un po' di tempo. Poi ci sono gli psicologi, meno male. Però ho cercato di sfogare tutto in questo pezzo, che parla appunto della notte di San Lorenzo, perché io vengo dalla provincia di Lecce e quindi da noi si va a mare, stiamo a guardare le stelle, però quando poi inizia a piovere il cielo si ingrigisce, siamo tutti tristissimi, quindi è un po' l'egoismo della pioggia che sceglie di piovere proprio in quel momento, quando vorresti avere un cielo limpido. E questa canzone la presenti in questi giorni, che sono i giorni del Festival di Sanremo, un festival attesissimo con 30 big in gara. Qual è il tuo big preferito? Il mio big preferito è Angelina Mango, credo, perché secondo me sta facendo un bel percorso, i pezzi sono molto interessanti, mi è piaciuto molto Joliet anche, perché ha un po' di sonorità americane alla Drake. Però Angelina Mango secondo me è proprio vera. È carinissima quando si sta un po' in ansia, quindi mi piace un sacco. Allora, l'invito è quello a guardare il Festival di Sanremo, ma è anche quello di ascoltare il tuo nuovo singolo 10 agosto. Grazie per il tuo tempo e buona musica. Grazie a voi, grazie mille.